Io vi avviso prima, oggi per voi è un unboxing decisamente di lusso. E salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video sul mio canale. Sto mantenendo la parola per 2 giorni di fila, 2 video in 2 giorni, incredibile. A parte gli scherzi, oggi siamo con uno special guest, con un ospite molto speciale, pur essendo uno smartphone, ovvero il Galaxy Note 20 Ultra 5G. Dietro a questo smartphone peraltro c'è una storia abbastanza divertente, perché mi è stato consegnato il 1° di settembre, quando ero ancora a Strasburgo, e l'avevo fatto consegnare nella mia vecchia casa, quella dove abitano i miei genitori, perché appunto io non ci sarei stato in questa e qua non c'è il portinaio. Al che poi il 1° settembre ricevo effettivamente la notifica da Amazon, pacco consegnato. Chiamo mia madre, le chiedo: è arrivato un pacco per me? E lei, di tutta risposta, mi dice: ma noi siamo al lago, non siamo a Milano. Ah, e io cadendo dal pero dico: e a chi l'hanno consegnato? Alla persona sbagliata, meno male che l'ho recuperato. Ma non perdiamo tempo, perché stiamo per scoprire in tutto il suo splendore. Questa volta non è una frase fatta, questo è tra gli smartphone, o forse lo smartphone più bello in assoluto, Galaxy Note 20 Ultra, in colorazione tra l'altro Mystic Bronze, che è veramente spettacolare a mio parere. Primo spellicolamento di settembre, sono quasi emozionato. Poi voi lo sapete che io faccio sempre un'eresia, tolgo anche la pellicola protettiva che c'è davanti. Proprio è più forte di me, non ce la faccio. È troppo brutta, guardate che bello che è così. Sembra un lingotto di vetro con una penna che spunta, e quest'anno l'hanno migliorata veramente tanto, ve ne parlerò tra poco. Comunque, ho acquistato la versione da 256 GB, poi una volta acceso vedremo tutte le sue peculiarità, ma prima vediamo cos'altro si cela all'interno della confezione. Un pezzo di carta, utilissimo, questa è la parte più importante. Caricatore veloce USB-C, suppongo, sì, da 24 W, e ovviamente il relativo cavo di ricarica USB-C. Ed infine le cuffie AKG per Samsung, come siamo abituati a vedere. Per il resto nulla di nuovo, a parte, a volte non serve la violenza. Ci cascavo e ci casco tuttora praticamente per ogni unboxing Samsung, mi scordo sempre il piccolo astuccino che c'è nella parte superiore della confezione, che in questo caso contiene la spilla per rimuovere la SIM. Tra l'altro, peculiarità, ha la memoria espandibile con una micro SD fino a 1000 GB. E poi vabbè, qui abbiamo delle istruzioni, nulla che ci interessi. Non vedo l'ora di accendere, provare, scoprire insieme a voi questo smartphone. Non vi nascondo che è uno di quelli che aspettavo di più da inizio 2020, praticamente da quando si sono sentiti i primi rumor, e soprattutto da quando alla presentazione ho visto le novità introdotte nella nuova S Pen. L'estetica e il design è incredibile, la cura nei materiali è indiscussa, perché tutto il retro è realizzato in metallo con questo camera bump, che a quanto pare è obbligatorio adesso negli standard del 2020, anche se a me non piace, però devo ammettere che è uno tra i più gradevoli. Molto sporgente, vi deve piacere come concept, però almeno le 3 fotocamere non sono sporgenti, ci mancherebbe altro. Configurazione dell'impronta digitale, ovviamente il sensore è posto come tutti gli smartphone più recenti nella parte inferiore dello schermo ed è integrato sotto al vetro. 1 hour later. Ed eccoci qui, fine, siamo pronti per riscuotere il nostro premio, quale sia non lo so, però possiamo premere su fine e accedere direttamente all'interfaccia grafica del Note 20 Ultra. E guardate ragazzi questo smartphone, soprattutto questo display. Io credo che questo sia il display migliore che si possa trovare ad oggi su uno smartphone, è veramente mozzafiato. A parte la penna, è sicuramente la caratteristica più importante della linea Note. Si tratta di questo pannello enorme da 6,9 pollici 1440p, quindi Quad HD Plus, di tipo AMOLED e con un refresh rate di 120 Hz, quindi massima fluidità. Guardate quanto sono ridicoli i bordi, sono praticamente inesistenti. L'unico elemento che interrompe il display è ovviamente la fotocamera selfie in alto, che è realizzata a cutout, però anche essa è veramente microscopica. Praticamente abbiamo tra gli schermi migliori che io abbia mai visto, e solo nella linea ultra i bordi sono leggermente ricurvi, è un dispositivo leggermente edge. Parlando di mattonella, è proprio il look di questo dispositivo, e mi piace tanto perché unisce appunto un aspetto molto squadrato tipo mattone, che è di qualche anno fa, sperando che anche quest'anno l'iPhone ricalchi questo stile, quindi fa un po' un tuffo nel passato, però lo unisce con i bezel-less, con i tutto schermo, e lo fa con un pannello Samsung, quindi la resa è veramente mozzafiato, incredibile. Anche come specifiche tecniche non se la cava affatto male, anche se lì c'è una delle sue più grandi pecche per il momento, perché per colpa del
processore, che è un Exynos 990, o meglio nella versione globale, perché nella versione degli Stati Uniti invece c'è il tanto caro e amato Snapdragon 865 Plus. L'Exynos 990 invece a quanto pare ha qualche problema di performance sul riscaldamento, soprattutto su questo smartphone, e lo devo dire ragazzi, io l'ho appena acceso, sono passati nemmeno 5 minuti e già lo sento più caldo di quello che dovrebbe essere sul suo retro, e non sto facendo niente. A quanto pare questo impatta anche negativamente sulla batteria, ma questo ve lo saprò dire soltanto nella recensione completa. Un'altra nozione che dovreste sapere è che andando appunto nelle impostazioni schermo e successivamente andando su risoluzione schermo, potete vedere che potremo scegliere tra HD+, Full HD+, o Quad HD+. Di default sarà impostato su Full HD+. Perché questo? Perché i 120 Hz, quindi quelli che rendono l'utilizzo dello smartphone così fluido, sono disponibili soltanto in risoluzione Full HD. Come vedete infatti, sempre dalla sezione schermo, andando su uniformità di movimento, potremo scegliere se standard, quindi a 60 Hz, oppure adattiva. Adattiva vuol dire che non andrà sempre a 120 Hz, ma la farà solamente quando magari l'applicazione lo supporta o quando non consumerà troppa batteria. Ma quello che volevo mostrarvi è che adesso è impostato su adattiva e guardate cosa succede quando provo a cambiare la risoluzione e imposto la Quad HD+. Mi informa che con il Quad HD la frequenza di aggiornamento elevata non è supportata, quindi se premo ok mi ritorna lo schermo a 60 Hz, come vedete standard. Se volete un consiglio spassionato, mille volte meglio avere i 120 Hz di refresh rate su un pannello Full HD piuttosto che avere un pannello Quad HD a 60 Hz. Parliamo ora di fotocamere. La principale da 108 megapixel e successivamente c'è la ultra wide, grandangolare e la tele, quella zoom. E se aprite la fotocamera potete notare che per quanto riguarda lo zoom abbiamo appunto 0.5x, potete vedere quanto wide sia, e possiamo andare fino a uno zoom ibrido di 50x, quindi non supporta il 100x come molti smartphone, ma si ferma al 50. Ovviamente comunque i Note, anche da un punto di vista fotografico, non sono quasi mai stati secondi a nessuno. Ma sempre prendo la fotocamera e andando però nella sezione video, recandosi nelle impostazioni di registrazione, ci sono un po' di novità interessanti. Innanzitutto ho la possibilità di registrare video in 21:9, infatti se andiamo su dimensione video professionale potete vedere che possiamo switchare da 16:9 a 21:9 e addirittura 8K, anche se in realtà l'8K non ve lo consiglio perché non viene registrato sulla lente da 108 megapixel, bensì su quella da 12, quindi verrebbe un video croppato e solo a 24 fps, quando invece anche senza 8K potete comunque avere i 21:9 e scegliere una di queste risoluzioni. Avete comunque anche il 4K a 60 frame al secondo oppure il Full HD a 120 frame al secondo. Tutto ciò sommato appunto a un aspect ratio molto più wide, che quindi vi può far fare dei video quasi cinematici. Parliamo ora della più grande novità della linea Note. Questa, la S Pen di nuova generazione. A parte tutte le sue funzioni, Air Action, che praticamente permette di comandare lo smartphone, di utilizzare i vari gestures senza toccarlo, di fatto solo utilizzando la penna come una bacchetta magica, quella che è realmente cambiata è la latenza. Infatti siamo passati da 42 millisecondi di latenza a 9 millisecondi. È un quinto, è 5 volte più veloce. E questa cosa la si può notare ad occhio nudo. Quando si scrive sulle note, per esempio, si fa uno scarabocchio, un disegno, sembra di toccare la carta, esattamente come l'Apple Pencil di seconda generazione. Adesso le due penne rivali, chiamiamole così, si equivalgono praticamente, almeno in tempo di risposta, latenza. Poi ovviamente l'Apple Pencil magari è un po' più comoda perché è un po' più grande, questa ricorda un po' di più il pennino del DS, cioè è un po' più scomodo comunque scrivere così mentre si tiene in mano uno smartphone, però riconosco che un pennino del genere con 9 millisecondi di latenza praticamente è ineccepibile dall'occhio umano, sembra di scrivere su un taccuino, su un blocco note. Poi ovviamente una volta estratta la penna, qui ci comparirà il piccolo doodle di azioni rapide, peraltro personalizzabili, potremo prendere al volo degli appunti su delle note, scrivere sullo schermo su una foto, tradurre qualcosa, insomma abbiamo veramente l'imbarazzo della scelta, ma queste funzioni le conoscete già. Possiamo ovviamente anche, volendo, impostare alcune applicazioni in questo menu di avvio rapido, che ve lo ricordo compare ogni volta che noi estraiamo la penna dal suo scompartimento. E qua ho aggiunto YouTube e infatti è presente tra
tra i collegamenti di applicazioni. E sappiatelo, anche in questo caso penna con 9 millisecondi è un'esclusiva del Galaxy Note 20 Ultra, perché nel Galaxy Note 20 è stata migliorata, comunque però arriva a 26 millisecondi, che è comunque il doppio più veloce. Ho notato comunque in generale che la S Pen sembra avere un'utilità sempre più professionale e meno da cazzeggio, da novità wow. Peraltro l'ho tirata fuori con lo schermo spento e guardate, se lo fate vi appare questo doodle OLED su cui comunque potrete scrivere quello che volete. Questo perché se magari siete fuori e vi capita di voler prendere appunti su qualcosa, non dovete nemmeno accendere lo smartphone, basta estrarre la penna e iniziare a scrivere. Insomma ragazzi, prime impressioni di questo Note 20 Ultra. Samsung sa perfettamente che la linea Note è particolare, perché hanno ancora il primato negli smartphone per quanto riguarda questa, la stylus, chiamatela come volete. E quindi Samsung sa che lì fuori ci sono delle persone che sono disposte a pagare quanto c'è da pagare per avere un Note. Secondo me però con il Note 20 Ultra lo scopo non era fare un Note, ma era fare veramente appunto un qualcosa di lussuoso, perché comunque il prezzo ufficiale è di 1299 euro. Per 1299 euro non so se valga la pena acquistarlo. Ci sono degli smartphone che a mio parere costano di meno e parlando di prestazioni e capacità sono allo stesso livello. Sicuramente però un'esperienza così luxury, così premium e soprattutto la S Pen possiamo averla solo qua. Quindi ragazzi, per oggi ci fermiamo. Questo era solo un unboxing e prime impressioni del Samsung Galaxy Note 20 Ultra Mystic Bronze. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su che mi renderebbe veramente felice. Seguitemi su tutti i miei social network, come sempre il link ve lo lascio qua sotto giù in descrizione, in particolare Instagram, cliccando qui e là ti potete raggiungere altri miei due video e invece cliccando qui al centro vi iscrivete al mio canale. Se lo fate siete dei grandi, io vi mando un grande saluto e noi ci rivediamo in un prossimo video.